Preparatevi perché questo potrà essere un video sconvolgente, ma di quelli gravi, gravi, gravi. Quindi non guardate il video se non volete avere spoiler sull'episodio 18 della quinta stagione di Steven Universe, ma sono serio. Se non conoscete Steven Universe o altro del genere, non guardate questo video. Io vi sto parlando di spoiler di una gravità enorme. Nulla su cose che non si siano ancora viste, ma comunque sull'episodio 18 della quinta stagione. Io vi sto per dire delle cose che vi faranno dire wow! In ogni caso, non ce l'avrei mai fatta da solo. Il segreto di tutto quanto sta nel parlare con Steven Sbabbo e le Smile Channel. Già, sono loro i geni. Tre menti fuse assieme che creano questo video, più o meno, più o meno. Di indizi del fatto che Diamante Rosa e Quarzo Rosa fossero la stessa persona, ce n'erano a bizzeffe. Abbiamo Quarzo Rosa che chiama Perla. La mia perla. La mia perla. Noi avevamo sempre pensato che intendesse dire ok, la mia ragazza, la mia amata. No, 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 intendeva dire che è la sua perla, che gli appartiene. Poi abbiamo Rose che dice a Perla: E se vinceremo, non torneremo a casa. Oh, e perché dovrei tornare a casa se tu resti qui? Aspetta, 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 cosa? Quarzo Rosa è nata sul pianeta natale? Era un indizio questo! E non l'ha notato nessuno! Quarzo Rosa ha detto di venire dal pianeta natale a Perla! Ma Garnet e Jasper, un sacco di altri personaggi invece ci hanno sempre detto che no, ma Quarzo Rosa è nata sulla Terra. Ma effettivamente no, essendo un diamante è nato sul pianeta natale. Poi abbiamo l'immaginazione di Steven che fa ville ogni 5 minuti all'interno della serie. Tanto per iniziare, quando Anello di Cipolla prende un diamante e se lo infila in testa, facendo lo stesso tipo di trasformazione che fa Diamante Rosa per diventare Quarzo Rosa. E ora la sacra gemma magica del potere estremo è mia! Poi Steven, in Steven e gli Stevens, dice una frase fantastica. Allora, Steven sta cantando con le Crystal Gems e a un certo punto gli vengono gli occhi non a stella, non a stella, a diamante. E lui che cosa dice? Che è quello che succede? Steven viaggia nel tempo tramite i ricordi di Perla e vede se stesso venire frantumato. E in quel punto proprio Perla viene inquadrata e dice cosa? E poco dopo Steven dice: Ho scoperto quel che sono, guardandomi nella versione italiana, o vedendomi morire nella versione inglese. Certo! Perché quando ha visto Diamante Rosa venire frantumata, ha capito di essere Diamante Rosa! Poi abbiamo Perla, che quando si veste da pilota ha un diamante sul petto, il Diamante Rosa. una cosetta veloce. Che con il nuovo contesto diventa un indizio effettivo. Poi Occhietto, Occhietto dice di aver visto la scena, l'esatto momento in cui Diamante Rosa è stata frantumata, ma diceva anche: Ho qui la gemma di Rose Quartz! La tua è di colore rosso rosato, quella di Rose Quartz invece è molto più rosa! Ma no, Steve, la gemma di Quarzo Rosa non era di quel colore. Certo che non era di quel colore, era perla. Occhietto ha visto perla, non Quarzo Rosa, per questo i colori non corrispondono. Per questo Occhietto non riconosceva lo scudo, ma riconosceva la spada. Per questo, Stivonni, hai i ricordi di Diamante Rosa! Tra l'altro, in quel ricordo di Diamante Rosa ci sono altri due indizi. Il primo è il modo in cui Diamante Rosa tira il pugno al vetro, che è lo stesso con cui Steven tira un pugno al cofano della macchina. Gira questo furgone adesso! Ma potremmo parlare del fatto che guardate bene come sono i pantaloni della mamma di Connie. L'intuito me lo diceva dall'inizio che non c'era da fidarsi di quel tuo nuovo amico. Tranquilli, le regole del rapporto medico-paziente non mi permettono di rivelarvi i dettagli, ma un secondo. Steven non ha mai conosciuto per bene una madre finché non ha conosciuto la madre di Connie. Per questo, quando Steven vede le Crystal Gems, se le immagina con gli stessi pantaloni della mamma di Connie. L'universo è stato filmato dal vivo, di fronte al pubblico. Che bellezza! Connie arriverà da un momento all'altro. Posso esserti utile? Fateci caso, sono gli stessi pantaloni! Ed è per lo stesso motivo che Steven vede in Diamante Rosa la madre di Connie. Non è semplicemente come avevo pensato io che, ok, è una questione di Connie che la vede come sua madre. Ma no, è Steven, perché Steven vede Diamante Giallo come sua madre, perché Diamante Giallo è sua madre, visto che lui è Diamante Rosa. Per non parlare di quando Perla si sta per fondere con Quarzo Rosa e prende esattamente la stessa posa del murale di Quarzo Rosa. La stessa identica posa! Però, sai se un essere umano ha mai provato a fondersi con una gemma? Per non parlare dei Cookie Cat! I Cookie Cat! Steven, nel primo episodio della prima stagione, ha spoilerato l'intera serie! Cookie Cat!
Il pancino? Esattamente quello dove c'è la gemma di quarzo rosa e di diamante rosa? Cookie Cat ha lasciato la famiglia! Ha lasciato la famiglia? I diamanti? Con un gusto eccezionale, perché ha un gusto che è spaziale! Scampato per un soffio da una guerra interstellare al negozio sotto casa, adesso è andato a stare! È sfuggito a una guerra interstellare per arrivare sulla Terra sotto casa tua! Che poi, solo nel doppiaggio italiano, c'è anche un pezzo in cui dice... parecchio di gelato, ma non è un gelato. Sembra un quarzo rosa, ma non è un quarzo rosa. In più, per metà è bianca e per metà è rosa, che effettivamente sono i colori di quarzo rosa. Cookie Cat, ma allora sei vero? Oh no, non avevo mai sospettato che fossi cattivo. Poi è girata tantissimo la questione della maglietta che era uscita in occasione dell'uscita della prima stagione di Steven Universe. Prima stagione di Steven Universe ed esce quella maglietta con le varie gemme e la gemma di Steven è diversa da quello che tutti si aspettavano e ha esattamente la forma di quella di diamante rosa. Sì, sarà una cosa sconvolgente, ma Uncle Grandpa ci ha detto che Steven in realtà era diamante rosa. Assicurati di pulirla almeno due volte l'anno. Due volte l'anno? Oh! Il quarzo rosa non ha bisogno di manutenzione. Il diamante rosa invece sì. E si consiglia di pulirlo due volte l'anno. Possiamo parlare del fatto che Florite sia l'unica nel corso di tutta la serie ad aver detto ma no, ma di sicuro quarzo rosa non esiste. Non esisteva! E solo Florite ci è arrivata! E ce l'aveva detto! Per non parlare di quando Perla dice a Steven assomigli moltissimo a tua madre. Sai, a volte le assomigli davvero tanto. Davvero? E Steven guarda il quadro di sua madre e dice ok, no, no, non si assomigliano per nulla. Ma certo, perché Perla non si riferiva a sua madre nel senso di quarzo rosa, ma nel senso di diamante rosa, che effettivamente somiglia molto di più a Steven. Vi siete mai chiesti perché diamante rosa, prima di andare a farsi frantumare, abbia deciso di mettere un fiore in testa a Perla? Cioè, posso capire che i fiori di ibisco siano apparsi all'inizio del sogno di Steven per dirci ok, guarda, questo è un indizio di quello che succederà più avanti, perfetto. Perché infatti Diamante Rosa prenderà insieme a quel pochetto di terra anche un fiore di ibisco per creare il Diamante Rosa. Ma effettivamente Diamante Rosa perché ha preso un fiore? Perché quella scena doveva essere mostrata così bene? E quindi ho pensato, oh, ma io mi ricordo una cosa particolare. Quando io feci il video spiegando il rapporto fra le Hawaii e la regione di Alola di Pokémon, mi informai tantissimo sulla cultura in generale dei Maori, eccetera eccetera eccetera, e lo feci di nuovo per Oceania e mi ricordo bene che per loro i fiori sono fondamentali, per quello ti mettono una corona di fiori quando arrivi alle Hawaii, perché devono darti il benvenuto con quei fiori specifici e in base al fiore che ti mettono ha un significato diverso. E quindi mi sono chiesto quale poteva essere il significato dell'ibisco. L'ibisco viene usato per distinguere una donna sposata da una non sposata all'interno della cultura hawaiana. Se il fiore di ibisco viene messo a sinistra, la donna è sposata. Se il fiore viene messo a destra, la donna è single e nessuno la ama e quindi è disponibile per il mercato. Diamante rosa mette il fiore a destra, come a sottolineare che, oh, io non amo davvero Perla. Allo stesso modo, nella sigla di Steven Universe c'è un pezzettino che mi aveva sempre lasciato un po' di dubbi, ovvero quel pezzo in cui Steven appare dicendo la sua frase, insomma... Pensateci bene, abbiamo Garnet che dice io combatterò per l'unico posto in cui mi sento libera. Ok, perché lei è una fusione, le fusioni non vengono accettate, perfetto. Poi c'è Ametista che dice io combatterò per l'unico posto che io abbia mai conosciuto. Questa frase è un po' strana perché è un po' come dire ok, non ho scelto di combattere per questo posto, sono costretta. Però comunque come frase poteva tranquillamente starci, era un po' ambigua ma non troppo. Poi abbiamo la frase di Perla. Combatterò per qualsiasi ideale, non dice per gli ideali in generale, per qualsiasi ideale di quarzo rosa. Per tutto quello in cui credeva, qualsiasi cosa fosse. Come per dire ok, Perla non ha la sua vera opinione, Perla sta seguendo quarzo rosa, ovvero diamante rosa, alla cieca, senza rendersi conto di quello che succede, mettendo da parte la propria opinione. E fin qui di nuovo, ok, la frase è molto ambigua, però ok, si può prendere come un'esagerazione. Ma poi c'era la frase di Steven, la frase di Steven. Steven dice esplicitamente, io combatterò per essere qualsiasi cosa
che gli altri pensano che io debba essere. Io combatterò per essere quello che gli altri pensano che io debba essere. Cioè abbiamo un cartone animato che parla di libertà, che parla della libertà più pura, dell'essere se stessi, eccetera. E nella sigla viene detto: no, io combatterò per essere ciò che gli altri vogliono che io sia. Come frase era molto ambigua. E ad aggiungersi, per aumentare l'ambiguità, guarda caso dietro Steven appare Quarzo Rosa, con la faccia più inquietante che Quarzo Rosa abbia mai avuto. E l'hanno messa nella sigla, la faccia inquietante di Quarzo Rosa nella sigla. Perché? I will fight for the place where I'm free to live together and exist as me. I will fight in the name of Rose Quartz and everything that she believed in. I will fight for the world I was made in. The earth is everything I've ever known. I will fight to be everything that everybody wants me to be when I'm grown. Lotterò per il posto in cui io mi sento libera a modo mio. Lotterò per qualunque idea in cui credeva Quarzo Rosa. Lotterò per il mondo nel quale io sono nata e lo difenderò. Lotterò per la mia libertà di diventare grande e dire di no. Ora invece è tutto chiaro. Diamante Rosa era costretta ad essere un diamante come gli altri, non voleva esserlo. Ha combattuto per essere esattamente come loro volevano e alla fine ha deciso di non esserlo. A sua volta Steven è esattamente come sua madre aveva previsto che lui fosse. E non ha scelta, è costretto dalla follia e dai piani di Quarzo Rosa. Tutto ha senso, Quarzo Rosa praticamente era malvagia, Diamante Rosa era una persona orribile. Trattava con leggerezza la pesantezza delle emozioni degli altri e si vede dalla sigla e si vede dal testo di alcune canzoni, ma soprattutto, e adesso arriva la parte sconvolgente, in It's Over, Isn't It? Allora gente, c'era un pezzo di It's Over, Isn't It che mi sfuggiva e credo che sia sfuggito anche a voi. È andata oramai. Oramai tutto è finito. Poi c'era un pezzo in cui Perla dice: War and glory, reinvention, fusion, freedom, era tension. Out in daylight, my potential, bold, precise, experimental. Che tradotto in italiano significa: guerra e gloria, reinvenzione, fusione e libertà, la sua attenzione. Fuori sotto la luce del sole, il mio potenziale, chirurgico, preciso, sperimentale. Guerra, gloria, riscoperta. Una ferita sempre aperta, il mio vero potenziale, forte, preciso, sperimentale. Che cacchio vuol dire sta frase? Guerra e gloria, quindi do per scontato che sia Perla che parla di quando ha combattuto con Diamante Rosa. Poi reinvenzione. Reinvenzione, che è quello che effettivamente succede a tutte e due. Una perla rosa che diventa una perla ribelle, una perla opaca e difettosa, e un diamante rosa che diventa un quarzo rosa. Fusione, le fusioni che avvenivano probabilmente molto spesso fra perla e diamante rosa. Libertà, ovvero la diretta conseguenza di tutto questo, il fatto che ora erano libere di essere ciò che volevano, di essere una perla ribelle e un quarzo rosa e non un diamante. La sua attenzione, perla che cercava di ottenere in tutti i modi l'attenzione di quarzo rosa, e grazie a questo, out in daylight, finalmente, sotto la luce del sole, finalmente si può mettere in evidenza il suo potenziale, my potential. E il suo potenziale, che è bold, chirurgico, molto preciso, precise, dannatamente preciso, insomma, sperimentale. Sperimentale, perché lei è una perla, è sperimentale il suo potenziale, perché nessuna perla aveva mai tirato fuori tutto questo. Le perle sono dei maggiordomi, non possono combattere. Ma soprattutto sperimentale, perché ciò che Perla ha dato finora è sperimentale. La guerra e la gloria di Diamante Rosa, la sua reinvenzione, le sue fusioni, la sua libertà, era tutto un esperimento, un vediamo che succede se, un voler scoprire la terra a tutti i costi, a prescindere dalle conseguenze, a prescindere dal fatto che avrebbe fatto soffrire qualcuno, a prescindere dal fatto che sarebbe scoppiata una guerra, un esperimento. Perché questo... è questo che è Steven, un esperimento. Un esperimento perché Quarzo Rosa voleva provare a fare questa cosa, voleva provare ad avere un figlio, voleva provare a crescere e maturare, voleva provare ad essere Steven. Voleva provare a creare una ribellione, voleva provare ad andare contro Diamanti, voleva provare. Provare la terra, provare gli umani, provare l'amore. Provare nuovi tipi di fusioni. È tutto sperimentale, è tutto un esperimento. Guerra e gloria, reinvenzione, fusione, libertà, la sua attenzione, fuori sotto la luce del sole, il suo potenziale, chirurgico preciso e sperimentale. Tutto sperimentale, non solo il suo potenziale.
Sono sicuro di non averle elencate davvero tutte, ma se ne avete altre ditemele, assolutamente. Sono sicuro che ci fossero un sacco di altri indizi, perché Rebecca Sugar si è divertita allo stesso modo con Garnet, quindi non può essere diversa questa volta. Sarà pieno di indizi ovunque. In ogni caso ne approfitto per rispondere a una domanda che mi hanno fatto in moltissimi. Com'è possibile che Diamante Rosa abbia mantenuto la forma di quarzo rosa per tante centinaia di anni? Ecco, credo che la motivazione sia la stessa di Garnet. Quando venne rivelato che Garnet era una fusione, molti si chiesero, ok, ci hanno detto che le fusioni sono queste cose che si fanno solo in caso di estrema necessità, e abbiamo visto che Garnet fusa con Ametista non riesce a starci, e Suggerite perde il controllo dopo 5 minuti. Al minimo dubbio Opale si sfonde, per non parlare di Alessandrite. Insomma, tutte le fusioni che avevamo conosciuto erano fusioni molto molto instabili. Com'era possibile che invece Garnet funzionasse? Com'era possibile che Garnet non faticasse a restare fusa per anni e anni senza mai sfondersi? Credo che sia lo stesso concetto. Come ha fatto Diamante Rosa a mantenere la forma di quarzo rosa per così tanto tempo? Probabilmente per lo stesso motivo. Garnet riesce ad essere fusa perennemente grazie all'amore. A spingerla a fondersi non è una necessità istantanea che dura qualche secondo, ma è una necessità a livello proprio più profondo. Lei è fusa per amore. Allo stesso modo credo che Diamante Rosa non volesse essere un diamante, e non volesse essere un diamante a tal punto che ha deciso di cambiare la propria forma e si è ritrovato in una forma che era adatta a lei. Per esempio un transessuale, o una persona che si fa una plastica o altro del genere, persone che non vanno del tutto d'accordo con il loro corpo e che si trovano meglio con una modifica rispetto a ciò che hanno sempre avuto. Quando per altre persone sarebbe impossibile fare un cambio di sesso. Io non riuscirei mai a vivere da donna. Ma altre persone invece no. Per altre persone è molto facile questo passaggio. Credo che sia lo stesso concetto. Essendo per lei più facile essere un quarzo rosa che essere un diamante, per lei diventa facile essere un quarzo rosa. Così come Ametista ha mille problemi nel prendere la forma di Jasper, perché non è una forma adatta a lei, ma non ha problemi a mantenere la forma di Puma Viola.